campionato di Serie A prima divisione nazionale 2016-2017 al Precarbole si affrontano la Principe Trieste e la Wacker Volksbank Bozen per la prima giornata della pool playoff. Veniamo alla formazione delle squadre partendo dagli ospiti della Wacker Volksbank Bozen. Numero 1 Vuralevic, 16 Oberkofler, 3 Sonerer, 4 Riccardi, 5 Dapilan, 6 Wagner, 11 Stricker, 14 Sporcic, 18 Mbaye, 19 Gaeta, 21 Pirkerer, 22 Innerbrenner, 23 Turkovic, 24 Moretti. Per quello che concerne la pallamano Principe Trieste, numero 12 Modusan, 16 Postonia, 20 Sandrin, 3 Radojkovic, 4 Oveglia, 2 Busdon, 7 Anici, 10 Muran, 11 Bellomo, 13 Dinardo, 14 Carpanese, 15 Dougan, 19 Visintin, 22 Orovici, senatore Vlado Orvatin, arbitri dell'incontro Chiarello e Pagaria. Andiamo subito con il presentare la partita di quest'oggi. Avremo che ci farà compagnia per questa telecronaca Alex Pernic e Luca De Rosa. Alex Pernic purtroppo sei fuori causa infortunio. Sì, boh, un infortunio insomma peggio del previsto, meglio del previsto. Alla fine non ci sono lesioni, è soltanto il cosiddetto classico Lopez al ginocchio, ma nulla di tanto grave. Sono sicuro che già per il prossimo sabato saremo belli che pronti. Ecco, ora con Luca De Rosa andiamo a presentare la partita odierna. Sì, oggi sicuramente sarà una partita dura per noi, ma siamo tra le mura amiche, un avversario ostico quale il Bolzano che punta alla vittoria finale del campionato, ma ce la metteranno tutti i miei compagni di squadra per uscire vincitori da questa battaglia, ecco. È iniziata la partita da 14 secondi con il primo attacco in favore del Bolzano. Andiamo subito a commentarlo. Ecco Sporcic per Dapiran, Turkovic, Gaeta, Sonner, ancora Turkovic, Gaeta, Sporcic 1 contro 1, Innerebner, Turkovic, Gaeta 1 contro 1, tiro e rete di Gaeta. 1-0. E c'è la prima rete dell'incontro, ricordiamo che oltre Alex Pernic della partita manca anche Dalibor Djordjevic, quindi due assenze pesanti. Boh, abbiamo sicuramente due assenze, ma sono altrettanto convinto che sia Di Nardo che Bellomo e Nuno Terzino riusciranno a sostituirci senza problemi, assolutamente. Nel frattempo c'è stata la palla persa da parte di Kevin Anic, ma grandissima rete in elevazione da parte di Luca Bellomo che ha spiazzato il portiere sul secondo palo a mezza altezza. Molto 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 bravo Luca. E il risultato vede appunto condurre il Bolzano per 2-1 quando sono passati 1:20 dall'inizio dell'incontro, quindi veramente per il momento l'attacco ha prevalso sulle difese. Trieste che schiara come di consueto la solita difesa 6-0. Ora vediamo gli ospiti in avanti, però è quasi occupato da parte di Trieste, ma il possesso rimane in favore degli altoatesini. Sporcic, c'è il tiro, va fuori di molto, quindi Trieste può ripartire. Radojkovic per Bellomo, Radojkovic al centro per Anici, dal lato per Capitan Visintin, rallenta un po' l'azione di gioco. Anici al centro per Radojkovic, dall'altra parte per Bellomo, poi nuovamente al centro Anici, Radojkovic, Bellomo, Radojkovic, Bellomo, Anici prova ad entrare per Radojkovic, dal lato per il capitano Visintin che pareggia la rete del 2-2. Sì, gran gol del capitano Visintin. Adesso vediamo Bolzano che cerca di mettere di nuovo la testa avanti con Sporcic, Turkovic, ancora Sporcic, tiro sotto mano fuori. Ecco Trieste Postonia cerca di far veloce, ma ecco Radojkovic, Anici, ancora Radojkovic, Bellomo, vediamo al centrarsi Anici, Bellomo, Dovgan, ancora Bellomo, uno contro uno per lui Anici, vediamo Visintin al tiro e non va, grande parata di Volarevic, ora riparte Bolzano a tutta velocità, Gaeta, uno contro uno, Sonnerer al tiro, grande gol di Sonnerer da angolo morto. C'è quindi il 3-2, pensiero a questa rete di Sonnerer, ma testa dall'altra parte, pareggia i conti con Anici, 3-3.
Pernice, grande equilibrio in questi primi 3 minuti e 15. Grande equilibrio, sicuramente l'assenza di Djordjevic è mia, al momento sembrerebbe non si fanno sentire, e di ciò sono veramente molto molto contento. Ottimo per ora l'inizio di Kevin, che si è stato fatto trovare pronto. Adesso gol da parte di Turković, che si è buttato molto bene tra primo e secondo e ha spiazzato Postonia. Bell'inizio di primo tempo, prevedo una partita per ora sicuramente equilibrata e ci sarà cosa divertirsi. Ecco, bello sarebbe copiare, diciamo, il primo tempo della gara contro Bolzano dell'ultima partita di campionato. Ma io rimango dell'idea che ogni partita sia ok copiarla, ma copiarla significa restare al primo tempo con un pareggio 15-15. Noi invece dobbiamo cercare di spingere subito sull'acceleratore e cercare di portarci avanti il più possibile. Ecco, ricordiamo poi anche la formula di questa pool playoff: Bolzano parte al primo posto con 9 punti, poi c'è Pressano con 6, Merano con 3, Trieste con 0. Quindi Trieste deve fare di necessità virtù e cercare di vincere tutte per avere possibilità di qualificarsi. Nel frattempo c'è il gioco fermo su questo tiro di Dougan. Sì, è stato fallo da parte del tiro di Dougan. Peccato, perché c'è stato il fallo, sfortuna, ma l'arbitro ha visto un fallo che onestamente non ho capito chi l'abbia commesso. Però dai, palla nostra, adesso giochiamoci bene questa azione. Vediamo l'incrocio, niente. No, adesso calma, riparte il scalare da destra verso sinistra. Luca Bellomo, Anici sotto mano. Molto molto bravo Anici a spiazzare adesso Volarevic tra le gambe. Veramente gran bell'inizio di Anici, sicuramente potrà essere forse la nostra arma in più. Sì, veramente un Anici veramente in buonissimo stato, che ha fatto vedere buone cose in questi primi 5 minuti, ricordandovi che il risultato è di perfetta parità, 4-4, con il Bolzano che attacca, deve valicare contro il muro triestino, e dal lato c'è la rete del 5-4. Sì, vediamo la rete di Bolzano con Radojković che ha cercato di intercettare il passaggio, ma purtroppo non vi è riuscito. Adesso Trieste batte da metà campo, vediamo con Dovgan, Bellomo, Radojković, Anici, proprio lui il nostro punto di forza, come dicevi prima, in questi primi 5 minuti il nostro mattatore. Dobbiamo cercare di contenere Turković, a mio parere, nella nostra fase difensiva e puntare su quelli che sono i nostri punti di forza nella fase offensiva, quali possono essere Anici e Radojković. Ecco, vediamo Anici, fallo, sospensione temporanea per Inner Ebner. E quindi Trieste giocherà con un uomo in più per 2 minuti. Forse Trieste di più provare dalle vie perimetrali, no? Sì, quello che ci chiede sempre il nostro allenatore. E quindi il risultato di Trieste 7, Bolzano 6 con questo attacco di Bolzano. Per ora il Bolzano si sta facendo anche loro trovare pronti in attacco, spingono molto soprattutto sulla fascia sinistra con Dapirane e Turković, però Postonia si è fatto già ritrovare pronto in un'occasione. Peccato la palla persa di Jan, grande parata di Thomas, adesso vediamo questa prima fase. No, la stiamo rallentando un pochettino, ma va bene così. Godiamoci tanto adesso questo momento e con calma. Tiro di... Ah, peccato, è stato un tiro un po' troppo frettoloso da parte di grande Bellomo. Niente, porca miseria, sfortuna. E recupero. E c'è recupero quindi di Trieste. Commette fallo Stricker su Di Nardo. Gli arbitri avvisano appunto l'irregolarità e si riparte con Trieste, quindi che potrà ulteriormente trovare la lungo. Trieste rallenta il gioco. Visintin per Radojković. E il gioco quindi è fermo per permettere di cambiare molto probabilmente il pallone, e così è, qui c'è il cambio di pallone, riprende quindi l'azione dall'altezza di metà campo. Nel momento il gioco è ancora fermo e quindi Anici per Radojković, Bellomo, Dougan, momento per Bellomo al centro per Radojković, dall'altra parte per Anici, Radojković
Bellomo, Rojković, Anici, Visintin, Anici per Rojković, Bellomo, Rojković, Bellomo per Dugan, per Bellomo, Rojković, prova l'entrata e c'è la parata del portiere ospite. Gli arbitri avvisano quindi un'irregolarità e il possesso rimane sempre in favore della Principe con Visintin. Gioco nuovamente fermo. Un buon avvio di Trieste, Rose. Sì, come dicevo prima, l'unica nostra pecca magari è la frettolosità in attacco. Dobbiamo fare un gioco più studiato, più ragionato. Bellomo, grande gol di Bellomo in serata. Lui e Anici si stanno divertendo stasera. Vediamo Dapiran, traversa di Dapiran. Grande difesa di Trieste che adesso riparte, dobbiamo ripartire con calma. Vediamo Radojković per Anici, Anici uno contro uno, Bellomo, Dovgan. Rallenta il gioco adesso Trieste, perché questo è che dobbiamo fare, dobbiamo cercare con raziocinio di allargare sempre il più possibile le maglie di Bolzano e segnare gol facili, non tentare conclusioni azzardate. Ecco il capitan Visintin per Radojković. Anici uno contro uno, prova ad entrare, Radojković ancora Anici, da fuori, Bellomo, Bellomo prova uno contro uno e intercetta Gaeta. Vediamo capitan Visintin, prova a prendere lui in mano la situazione, tiro e niente, deviazione della difesa e riparte Bolzano con Gaeta. Gaeta, occhio a lui, Gaeta, Sporcic, Turković, da Pilan rallenta il gioco Bolzano. 8-6 per il risultato con Trieste che conduce di due reti, come dicevo, un avvio comunque positivo da parte della formazione di coach Hrvatin. Un avvio sicuramente positivo, stiamo tenendo molto bene anche alto il ritmo, adesso è importante non mollare, tenere questo ritmo alto, essere molto compatti in difesa e uscire molto soprattutto sui loro tiratori. In attacco secondo me magari sarebbe il caso di far girare ancora un po' quella palla. È stato fischiato rigore per invasione in area da parte di Nardo, ma va bene così, dai, stiamo giocando veramente molto bene in difesa, sarebbe soltanto il caso in attacco di far girare un poco di più la palla, perché comunque un giro di palla, 1-2, un 2 scalare contro scalare, un incrocio, mi sembra che si aprano abbastanza. Ed ora Turković dai 7 metri, Turković coglie la traversa e il possesso rimane sempre in favore della formazione altoatesina. Quando sono passati 12 minuti e 43 dall'inizio della partita, con Trieste avanti di due lunghezze, 8-6, è il possesso della squadra di coach Fusina, con Gaeta per Turković al centro. Trieste serra le file della difesa, pallone perso, però gli arbitri avvisano un'eredità, il possesso rimane sempre in favore della formazione di Fusina. Però la palla adesso è in mano al Bolzano, vediamo un po', spero, ancora non siamo sull'ordine del passivo, vediamo ancora, niente, incrocio dopo incrocio, Turković, Gaeta, bravissimo Kevin a far palo su Gaeta, penso che prima o poi l'arbitro chiamerà il passivo, eccolo, ha chiamato il passivo, vediamo, Gaeta ancora, peccato, molto molto bravo in Rebner a bloccare Kevin sulla destra, vediamo un po' subito la rimessa veloce, niente. 8-7 risultato, quindi Bolzano che accorcia la partita, quella di oggi è veramente piacevole al Pallacarbola, davanti come sempre un numerosissimo pubblico a sostenere i colori giuliani, con Trieste che ora si porta in avanti per cercare di trovare il doppio a lungo. Anici per Radojković, dall'altra parte per Ovelia, Radojković al centro per Di Nardo, Radojković, Anici, Radojković per Ovelia, dall'altra parte per Anici, in elevazione per Michele Ovelia, per Anici che è finito il tiro e si prende il fallo, e anche due minuti. Due minuti sacrosanti, in Erebne è uscito con la mano sul viso di Anici, ci stavano tutti, non vedo il perché in Erebne si lamenti. È triste che per la seconda volta in questa partita giocherà con un uomo in più per due minuti. Sì, seconda espulsione temporanea nei confronti di Inner Ebner.
c'è da segnalare l'ingresso in campo nelle file giuliane di Michele Oveglia, al posto di Bellomo. Vediamo Di Nardo, pallonetto, grande rete di Di Nardo. Trieste si porta sul più 2, 9-7. Veramente 15 minuti perfetti da parte di Trieste, sta giocando veramente a mille. No, veramente perfetti. Ribadisco, la difesa risponde molto bene, l'attacco anche, stiamo facendo girare molto bene la palla. Come hai detto in precedenza, lo spazio prima o poi si trova, bisogna solo aver pazienza. Adesso vediamo questo attacco del Bolzano, Turković va a incrociare per Gaeta, bravo Di Nardo a far fallo e a stare sulla pressione. Turković, Sporcic, è uscito troppo presto Michele dandogli lo spazio. Niente, peccato, due minuti ci stavano, peccato. Adesso se mi sembra rigore per il Bolzano. Sì, gli arbitri finiscono il tiro di rigore. Quindi rigore per la formazione Alto Tesina, sotto di 9-7, se ne incaricherà alla battuta. E c'è la rete. Trieste 9, Bolzano 8, un Bolzano che quindi recupera. Veramente appena si concede qualcosina, Bolzano subito castiga. Eh sì, Bolzano comunque sappiamo che ha un roster che fa invidia a chiunque qui in Italia. Sono tutti professionisti e giocatori del calibro di Turković, ecco. Intanto ravvisiamo l'ingresso in campo del giovane Sandrin. Trieste temporaneamente senza portiere e niente, non ne fa nulla, palla fuori, rimessa per Bolzano. Ecco, peccato, questa è veramente un'occasione che Trieste non ha saputo sfruttare al meglio, ma comunque l'equilibrio rimane. Trieste è ampiamente in partita sul più uno, quando siamo giunti poco più della metà del primo tempo. Trieste conduce di 1-9-8. Sì, stiamo conducendo più uno, peccato questa palla persa da parte di Visintin, ma c'è anche da dire che il passaggio non era dei migliori. Adesso vediamo questo attacco del Bolzano, peccato, bravo Dogan a rubare la palla. Adesso vediamo, ancora palla al Bolzano, vediamo un po' Sporcic, Gaeta, Sporcic chiama la calma, Turković, Sporcic, incrocio per Gaeta a creare superiorità a sinistra, bravo da Piran, poco da dire, molto bella la girella da parte da Piran e siamo sul 9 pari. Ecco, ricordiamo appunto che da Piran è triestino, l'ex di Tuno che in questa stagione è passato nelle file del Bolzano. Che effetto fa avere un compagno come di gioco, un compagno che per tanti anni è stato, diciamo, il tuo compagno di squadra, è un avversario, che effetto fa? Nessun effetto, ha fatto una scelta, ovvero quello di andare a giocare per un'altra società, magari sicuramente con possibilità sia economiche e soprattutto a livello di gioco sicuramente un pochettino più alte. Nessun effetto comunque, siamo giocatori, fuori dal campo sicuramente l'amicizia rimarrà invariata, ma in campo siamo avversari e ognuno farà tutto quello che è possibile per strappare la vittoria all'altro. Come è giusto che sia. Assolutamente, questo è sport. Entriamo quindi in cronaca con il salto di 9-9, con Trieste quindi in avanti, Radojković contro il muro di Bolzano, sempre Radojković per Oveglia, incrocio per Anici che prova il tiro e il pallone che va di poco sopra la traversa, quindi nulla di fatto. Seconda azione offensiva consecutiva che Trieste non ha, diciamo, saputo gestirla al meglio, e quindi ora il possesso passa nuovamente in mano delle file bianco-rosse, però c'è il time out chiamato da parte di coach Fusina, e quindi minuto di sospensione. De Rosa, un primo bilancio su questi primi 18 minuti. Partita molto equilibrata da quello che dice anche il risultato, secondo me veritiero. Trieste, grande difesa da parte di Trieste, grandi realizzazioni personali nelle file giuliane per quanto riguarda Bellomo e Anici. Magari ci sono mancate delle conclusioni semplici oppure siamo andati al tiro troppo frettolosamente, ma è uno spettacolo qui in campo e si spera bene per il finale, ecco. E ora, per
Giovanni, speriamo anche un attimino dell'altra partita di quest'oggi della pool playoff del girone A, Pressano-Marano. Sfida molto interessante, in quanto sono comunque due signore squadre. Vedo comunque leggermente, visto il fattore del campo, in favorito il Pressano contro il Marano, però c'è anche da dire che il Marano comunque ha un roster di tutto rispetto, con Basic prima da tutti, quindi dico favorito Pressano, però non mi stupirei di una vittoria in casa del Marano fuori casa. Bene, concluso il minuto di sospensione, si torna a giocare, 12 minuti alla conclusione del, 12 minuti alla conclusione del primo tempo, risultato sempre in perfetta parità, siamo sul 9-9, grande equilibrio e contesta che comunque sinora ha disputato veramente una gara quasi perfetta, ricordando che Trieste comunque quest'oggi mancano due giocatori di assoluto rilievo come Pernic e Diodovic. Mettiamo quindi in cronaca con questo attacco di Bolzano e c'è la grande paratona di Thomas Postonia e Trieste si porta subito in avanti a tutta velocità. Anici viene fermato in maniera piuttosto fallosa, si prende quindi a giocare Di Nardo dai 9 metri per Anici e Visintin. Anici, c'è anche il cambio, esce Anici, dentro Udovicic. Quindi torniamo in cronaca con Udovicic a toccare il primo pallone, Radojkovic, Ovelia, Radojkovic al centro per Udovicic, Radojkovic. Una difesa molto alta quella di Bolzano. Difesa molto alta di quella di Bolzano, come anche giusto che sia, questa è anche dimostrazione che alla fin fine anche ci temono, come giusto anche che sia. Adesso abbiamo fatto questo cambio Anici per Udovicic, giusto, da parte secondo il mio punto di vista, anche per rifiatare un poco. Adesso bisogna stare molto rilassati e calmi, far girare la palla con Erik Udovicic, che soprattutto è molto bravo a attaccare l'uomo su uno contro uno. Vediamo Veglia, vediamo. Palla Oveglia, Lollo, Oveglia, peccato, un tiro un poco troppo fettoloso da parte di Michele, però anche ci stava, dai. E quindi Bolzano si fa sotto con questo tiro e c'è la rete da parte del Bolzano con il numero 14 Mario Sporcic. E quindi c'è, diciamo, il primo vantaggio da parte di Bolzano, se non sbaglio. Sì, primo, no, non è il primo vantaggio perché sono andate avanti loro 2-2-0, ma diciamo che non dobbiamo farci tremare le gambe per questo, dobbiamo continuare a fare il nostro gioco, essere sicuri di noi stessi. Ora vediamo l'attacco di Trieste, Radojkovic, fischiato e passa a Radojkovic, riparte Bolzano. Ma qua anche abbastanza dubbi, direi. Ma abbastanza dubbi, dal mio punto di vista non vedeva questa azione di passi. Ah, peccato, palo da parte. Ah, troppo bravo, veramente bravo qua Sonner a trovare il gol anche da un angolo veramente piccolo, molto difficile. Time out a parte di Gorbati ingiusto. Bisogna un attimo mettere un po' le idee in testa in ordine, adesso vediamo. Ecco, Trieste ha accusato questo parziale di 0-2 nell'arco veramente di pochi secondi. Sì, comunque una peculiarità di Bolzano è il gioco veloce, quindi due errori nostri in attacco, due ripartenze veloci in seconda fase molto veloce da parte di Bolzano e ci puniscono, ma come dicevo prima dobbiamo stare fermi di testa e continuare a fare il nostro gioco ragionato e studiato, dobbiamo cercare di allargare sempre più le nostre le maglie avversarie e giocare fino al limite del passivo. Ti aspettavi questo Bolzano? Ma sì, mi aspettavo questo Bolzano perché insomma giocare qua a Trieste non è facile per nessuno. Questo un coach preparato e sicuramente bravo come Fusina, di questo piccolo dettaglio se ne rende conto, quindi il Bolzano non è venuto qua a farsi la passeggiata, è venuto qua per vincere e anche noi, anche se siamo contro, io penso, i futuri campioni d'Italia. Quindi vedi già una finale, già il Bolzano in finale. Vedo già il Bolzano finale, magari le la chiamo anche così per portare un po' di sfortuna al mio caro amico da Piran, ma li vedo leggermente favoriti rispetto al Pasano. Bene, con questo pronostico di Aris Pernic ci troviamo in cronaca con la partita, con Trieste in avanti, con Udovicic per Radojkovic, Bellomo, Dougan, Bellomo, Radojkovic in entrata, però non è che esce. Qua forse ci stava un rigore,
gli arbitri non sono d'accordo e quindi spettacolo 9 metri, ma il rigore onestamente non lo so, sicuramente era un fallo a 2 minuti di Moretti se non sbaglio su Bellomo, non visto dall'arbitro. Adesso vediamo Bellomo, bravissimo Sandrin, maledizione, peccato, non so cosa abbia fischiato l'arbitro, bravissimo Sandrin a farsi trovare pronto, molto bravo. E quindi Trieste sempre in possesso di palla, Radojković bloccato, 2 minuti fischiati giustamente a Stricker, beh questo era evidentissimo, è andato sul braccio Iani in elevazione, era praticamente solo, libero per tirare, è stato fatto questo fallo, giusto i 2 minuti. E quindi Trieste sempre in avanti, Radojković per Bellomo, Radojković, Bellomo in elevazione, palla si infrange sulla barriera ospite, poi arriva in rete ma nessun problema per il portiere del Tortesino. Trieste comunque mantiene il possesso di palla, Bellomo prova il tiro, viene anche fermato in maniera fallosa. Gli arbitri non ravvisano nessuna irregolarità, quindi il gioco prosegue con Gaeta. Sì, qua è un assolutamente rigore, c'è stato un fallo sul collo di Bellomo, non so perché non l'abbiano fischiato, mi sembrava evidentissimo e anche chiaro, impossibile che non l'abbiano visto, dai. E quindi Trieste 9, Bolzano 11, 7 minuti esatti a conclusione del primo tempo. Con gli ospiti che si fanno sotto e c'è la munizione che viene data a coach Ervatin per proteste, qua anche un po' esagerata secondo me. Ma ti dico, il fallo era chiaro, ok, magari gli arbitri l'hanno visto, non so come abbiano fatto, ma è plausibile anche, dai, ci può anche stare, però mi sembra palese, dai, che quello era rigore, dai. Anche perché per prima di fare arrabbiare coach Ervatin ce ne vuole. In tutto il campionato non ho mai visto una munizione. No, il nostro allenatore è molto razionale. Che la classe arbitrale italiana non sia delle migliori, questo si sa. Ma non vedere falli evidenti come questi, boh, non so. Comunque, riprendendo la partita, vediamo Bolzano in attacco che si accinge a battere un fallo di punizione. Vediamo Turković, Nerebner, Gaeta, Moretti 1 contro 1 su Sandrin. Moretti, punizione e 2 minuti, ma 2 minuti ingiusto a mio parere, che non ci stanno, un semplice fallo di gioco, cioè non so cosa abbia visto l'arbitro in questo fallo. Veramente il pubblico sempre tranquillo di Carbola si è un po' arrabbiato, eh? Ma è giusto che il pubblico si faccia sentire, soprattutto per caricare la squadra e per mettere pressione al Bolzano. Onestamente invece dal mio punto di vista, questo giro mi tocca ammettere che il fallo dal mio punto di vista di Sandrin c'era. Palla persa il Bolzano, con calma, cerchiamo di non spingere troppo, siamo con un uomo in meno. Va bene, dai, ci siamo ancora in partita, 9-11 Bolzano, 24 minuti. Restiamo qua, con calma, adesso piano piano gestiamoci questa palla, gestiamola e cerchiamo di buttarla dentro. E quindi Trieste nuovamente in avanti, Di Nardo per Radojković, dall'altra parte Bellomo, Radojković, per Udovicic, Radojković va a cozzare contro il muro altoatesino, Di Nardo quindi per questi 9 metri per Radojković, Udovicic, Radojković che trattiene il pallone per Udovicic, Radojković. Trieste deve giocare a mio avviso più dal perimetro, ma bisogna semplicemente stare un pochettino più calmi, far girare la palla e attaccare nello spazio, solo così possiamo trovare la superiorità numerica. È anche vero che con l'uomo in meno è difficile, peccato adesso questa azione da parte di Bellomo, è stato molto molto bravo da Piran a fare il muro. Vediamo adesso qua Radojković, Udovicic, Radojković, bravo Jan, bravissimo, in doppio appoggio Jan ha spiazzato Volarovic, molto molto bravo e molto bella questa azione da parte di Radojković. E Trieste quindi accorcia 10-11, dall'altra parte c'è la grande paratona di Thomas Postonia e Trieste quindi ha l'azione per il possibile pari quando mancano meno di 5 minuti alla conclusione del primo tempo.
Quindi Doğan per Bellomo, il centro Radojković, Udovičić, capitan Visintin, Udovičić, Radojković, Bellomo, Radojković, Udovičić, Radojković, Bellomo, Radojković, Bellomo, Visintin, Radojković per Udovičić, e c'è il fallo su Di Nardo. Quindi este rimane sempre con il possesso di palla Radojković, quindi per Udovičić, Radojković, Udovičić non aggancia il pallone, Teste mantiene sempre il possesso di pallone, Radojković per Udovičić che si posiziona al centro e c'è la parata, ma viene fiscato un rigore in favore di Trieste alla battuta Radojković. La Trieste è tutta grinta e determinazione. Tutta grinta e determinazione, è nel nostro DNA il motto Maimolar. Molto bravo qua Erika a farsi trovare pronto. Bravissimo Jan, spiazzato completamente Volarevic con un lob sopra la testa. Bravissimo Jan, bravissimo Jan. E quindi Trieste che ripristina la perfetta parità 11-11 quando mancano poco più di 3 minuti alla conclusione della prima frazione di gioco. Pareggio adesso sì, proprio con Radojković, con un gran gesto dal tiro di rigore, parata di Postonia e Inner Ebner coglie la respinta. Sì, volevo notare che magari in questa partita rispetto alla scorsa ci è mancato un po' più di libertà mentale, ecco, cioè nel senso magari si è provato a fare cose difficili e non sono riuscito, invece oggi facciamo cose abbastanza semplici ma fatte bene. Torniamo quindi con la cronaca, 2 minuti e mezzo al termine del primo tempo, Udovičić va a cozzare contro il muro altoatesino, ma il possesso rimane sempre in mano di Trieste con Bellomo, Radojković, Udovičić, Radojković al centro, aggancia per Di Nardo e c'è il fallo e quindi altro rigore per Trieste alla battuta. Jan Radojković contro Volarevic, Jan Radojković e c'è la rete di Trieste del nuovo pareggio 12-12. Bravissimo Jan nuovamente a spiazzare Volarovic tirando un bel tiro forte a mezza altezza sul primo palo. Vediamo di Dapiran, bravissimo Postonia a coprire il primo palo su Dapiran. Adesso vediamo la palla portata da Jan Anici, andiamo a scannare, vediamo Jan ancora, Visintin, Anici, ah peccato, va bene, va bene, va bene così, va bene così. E quindi Trieste in avanti per quest'ultimo minuto e 20 che rimane da giocare nel primo tempo. Di Nardo, Radojković, Udovičić, Radojković, gli arbitri fermano un attimo il gioco per permettere che venga asciugato il parquet di gioco. Quando manca esattamente 1 minuto e 10 Trieste aveva il possesso di palla. Diciamo un primo tempo veramente molto molto equilibrato, Trieste ha provato prima a scappare, poi è stata raggiunta, superata e poi Trieste nuovamente ha trovato le redini per pareggiare. Ma come detto in precedenza sarà una partita molto equilibrata fino alla fine, per ora molto molto bravo Trieste ad attaccare, soprattutto ad aver pazienza e molto molto, adesso devo essere sincero, molto bravo anche Di Nardo a farsi trovare pronto e a prendere certe palle che veramente erano veramente molto molto difficili, veramente bravo Max anche. Vediamo un po' adesso, palla Radojković, chiama la calma, va a attaccare, Bellomo dentro, Bellomo, sfortuna, sfortuna nera, mannaggia, ma bravo bravo Bellomo, ok. Bellomo ha tirato veramente un missile terra aria che ha schiacciato il palo, dall'altra parte di Bolzano c'è la parata di un super Postonia e quindi Trieste molto probabilmente avrà l'ultimo possesso palla di questo primo tempo. Doğan per Bellomo, Radojković, Udovičić, Radojković al centro per Bellomo, Radojković, Udovičić, Radojković, Trieste trova il tiro per Di Nardo e c'è la rete,
la rete di Trieste al termine del primo tempo, proprio allo scadere da parte di Rinaldo. Quindi primo tempo che si conclude con Trieste avanti di 1, Trieste 13, Bolzano 12. Noi ci sentiamo tra qualche minuto, ora spazio alla pubblicità.
E secondo tempo quindi di Principe Trieste, Loac, Vosbach, Bozen, ricordiamo il punteggio al termine del primo tempo con Trieste avanti di una lunghezza 13-12, quindi è praticamente gara molto molto equilibrata in questo primo tempo, con Trieste che ha trovato il guizzo, diciamo, del ultimo vantaggio proprio a fil di sirena con Di Nardo. Andiamo quindi con ordine e riprendiamo con la nostra telecronaca, con il primo possesso di questo secondo tempo in favore della formazione giuliana. Anici per Bellomo, Radojkovic al centro, Bellomo per Anici, Bellomo scivola, gioco che viene un attimo fermato per consentire di asciugare il perché, speriamo che non sia niente di grave per il giocatore italo-francese che si sta rialzando, quindi è tutto bene, si prenderà nuovamente a giocare quindi fra qualche istante. Di Nardo per Radojkovic, per Bellomo. Tredici a 13 quindi il risultato, perfetta parità al pallachiarbola fra il Principe Palamano Trieste e il Bozen. Dopo due minuti e un secondo inizio della seconda frazione, con il Bozen quindi avanti con Sporcic per Gaeta, e quindi insomma questo pareggio con il Bozano che è in avanti. Adesso vediamo la palla, mano a Gaeta, bravo Di Nardo, arca miseria, molto molto bravo anche Gaeta qua a buttarsi tra primo e secondo. Vediamo subito la rimessa veloce, Ian Anici. Ah, peccato, ancora bravo Gaeta, maledizione. Ah, peccato, molto bravo anche qua Sonner a farsi trovare pronto a spingere subito. Vediamo subito time out da parte di coach Horvatin. Peccato, adesso vediamo. Purtroppo, diciamo, per il momento un po' una fotocopia di quello visto 15 giorni fa, dopo un pareggio, una fine primo tempo che è un pareggio. Stanno partendo con questi due parziali 2-0. Purtroppo è così, abbiamo visto già nel primo tempo due azioni sbagliate da Trieste, due ripartenze di Bolzano, ma non dobbiamo impaurirci, dobbiamo stare tranquilli mentalmente e giocare e provare tutto quello che abbiamo fatto in allenamento per arrivare pronti a questa partita. Diciamo che Bolzano, quando attua il contropiede, veramente fa male. Bisogna dire che il Bolzano con Sonner da Piran e anche lo stesso Gaeta sono molto bravi a spingere in prima e seconda fase e naturalmente vanno sempre a trovare pronti. Noi ci mettiamo anche del nostro a perdere questi palloni, bisogna essere sinceri, ma adesso con calma cerchiamo di gestire piano con questa palla e cerchiamo di buttarla dentro e dopo cerchiamo dopo di recuperare la palla in difesa, dai, piano piano con calma, è appena il secondo minuto del secondo tempo, di tempo ce n'è, dai. Ovviamente è una partita ancora tutta da giocare, con Trieste che adesso è in avanti, ha la possibilità di accorciare. Visintin, Radojkovic, Anici per Bellomo in elevazione, trova la rete! La rete del meno 1, 14 Trieste, 15 Bolzano. Bravissimo, bravissimo, bravissimo Bellomo qua in elevazione. Bravo Di Nardo, bravissimo, ricorda questo pallone, guarda il Dovgan, solo Dovgan, solo Dovgan, solo Dovgan. Bravo Dovgan, bravissimo Dovgan, 15 pari, bellissima questa azione, tutto di prima fase. Vediamo la difesa, bravo Postonia, vediamo subito la prima fase, peccato, vediamo un po' palla Turković, bravo Postonia ancora, con calma, gestiamo adesso la palla con calma, Visintin, Bellomo, bravi, veramente bravi, un complimento veramente a tutti quanti, bravissimi. Veramente un batti e ribatti, colpo su colpo in questi primi 3 minuti e 50, molto molto vivaci. Al pallacanestro oggi si diverte comunque. Sì, partita molto divertente sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista tattico, ma anche per quanto riguarda le giocate, non sono mancate le girelle, i pallonetti. Ora vediamo Anici al tiro, ma viene murato.
C'è da dire che in questo frangente abbiamo fatto noi il Bolzano della situazione con due grandi ripartenze e adesso siamo in parità, perfetta parità, 15-15 con Bolzano in attacco. E quindi ora Bolzano nuovamente in avanti, un grande Postonia. Un grande Postonia, ha detto, come si dice in gergo, ha chiuso la saracinesca, molto 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 bravo. L'unica piccola pecora, peccato quella palla regalata a Sporcic, ma va bene, dai, speriamo che vada avanti a fare così. Bravissimo Di Nardo, bravissimo, vediamo un po', Busdon, solo Busdon, solo Busdon. Ah, mannaggia, peccato, maledizione. Vabbè, bravo, 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 nessun problema, dai, piano piano, dai. Comunque, veramente, gara vivace dall'altra parte, c'è la rete del Bolzano del più 1, 16-15, però veramente il gioco a tutta birra, velocità in questo secondo tempo, con un ritmo molto molto elevato da ambo le parti. Sì, e ora ravvisiamo l'ingresso in campo di Michele Oveglia, Trieste in attacco, vediamo, Radojkovic orchestra il gioco, Di Nardo uno contro uno per Oveglia, Anici uno contro due nello spazio, Radojkovic, grande rete di Radojkovic, 16 pari. E c'è la rete del pareggio, 16-16. Bravissimo Ian, veramente una delle nostre bocche da fuoco, arca miseria. Bravo anche qua Turković a tirare, come si dice, fuori. Vediamo un po' cosa succede. Ah, niente. Bravo qua Turković a buttare dentro la palla contro comunque un ottimo Postonia. Vediamo, dai, con calma. Comunque anche qua, bravo Ian. È quello che in questo momento secondo me sta tenendo su le redini del gioco nella fase d'attacco. Adesso bisogna soltanto avere pazienza e far girare la palla, perché comunque bocche di fuoco dalla distanza non ce l'abbiamo. L'unica nostra speranza è quella di far girare la palla il più possibile, costringere gli abiti al limite del passivo e aprire le difese del Bolzano. Solo così possiamo andare avanti. Andiamo qua, Anici, bravissimo Anici. Lollo Dovgan, Michele Oveglia, dentro, ah niente, ok, con calma. Trieste quindi adesso deve ragionare. Dogan per Oveglia, Radojkovic, Oveglia, Radojkovic al centro per Anici, per Radojkovic, Anici, Radojkovic al tiro e c'è la parata di Volarevic, ma Trieste mantiene sempre il possesso palla, quindi Anici per Radojkovic, Oveglia, Radojkovic al centro per Oveglia, prova il tiro e realizza Michele Oveglia la rete del pareggio, 17-17. Veramente forse il Bolzano non si aspettava una Trieste così aggressiva. No, il Bolzano si aspettava sicuramente una Trieste così aggressiva, perché ricordiamolo che con quella formula dei playoff partiamo all'ultimo posto con 0 punti, quindi cercare di portare a casa questa vittoria è veramente fondamentale. Sicuramente c'è nel nostro sangue l'adrenalina, il DNA, la voglia di vincere e la voglia di buttarsi su ogni pallone. Vediamo un po' Guaita, bravissimo Postonia ancora, con calma la portiamo su, Anici, solo Anici, bravo Di Nardo. E c'è la rete del più uno da parte di Trieste, 18 Principe, 17 Bolzano, 7 minuti e mezzo dall'inizio del secondo tempo. Con Bolzano ora in avanti, ma partita apertissima al Pallacchiarbola per questa prima giornata di andata della pool playoff. Ora in avanti Bolzano con Dapiran e c'è la rete dell'ex di turno, 18 pari. Vediamo Trieste in attacco adesso con Oveglia, Radojkovic, Anici, ancora Anici, Radojkovic, Oveglia, un gioco calmo quello di Trieste, Radojkovic organizza i suoi, vediamo Sandrin, uno contro uno di Sandrin per Oveglia, Anici ancora uno contro uno, Radojkovic torna indietro, Busdon prova l'uno contro uno, grande giocata ma non arriva il pallone a Radojkovic, Oveglia, cioè vediamo Horvatin che richiama la calma e fallo per Trieste in attacco sul punto di battuta Sandrin.
Ed ora quindi Sandin per Bellomo, Anici prova il tiro ma viene fermato fallosamente. Però siamo giunti quasi a un terzo del secondo tempo, il gioco fermo per asciugare il perché, ricordiamo il punteggio 18 pari con Trieste che ha il possesso di palla. Con Busdon per Michele Oveglia, Dougan, Oveglia, Radojkovic, Anici, Radojkovic, Oveglia al centro per Anici che tira la bordata ma la para Volarevic, quindi Bolzano può ripartire. Vediamo un po' qua. Fallo qua, molto bravo Michele Oveglia a far fallo su Da Piran, molto molto bravo, e bravo anche Postonia. Adesso vediamo, palla a Bolzano, Turković, Gaeta, Sonnerer, Gaeta. L'azione molto calma, vediamo un po' qua tu, Sporcic, bravo Sandrino, cerca il fallo. Bravi, 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 bravi. Molto, molto bene la difesa, adesso stiamo cercando di costringere i giocatori avversari a tirare dalla distanza. Molto bene la difesa, cerchiamo di fare il fallo quando è possibile. Vediamo adesso la palla di Nerebner, sicuramente la darà Turković e o partirà il tiro secondo me o partirà un'azione, vediamo un po'. Bravissimo Sandrin! Ah, peccato, sfortuna, una sfortuna, sfortuna totale qua. Molto molto bravo Sonnerer a fare un bellissimo pallonetto su Postonia. Molto molto bravo Sonnerer, niente da dire. E Trieste quindi in avanti e più uno a Bolzano e dopo questo pallonetto appunto di Sonnerer che ha trafitto Postonia, Trieste quindi in avanti con Radojkovic, Oveglia, Radojkovic per Anici. Radojkovic per Anici che non aggancia, per Oveglia che non aggancia, ma il gioco viene fermato prima perché viene ravvisato un fallo, un'azione fallosa alla battuta, quindi Radojkovic per Oveglia, Udogan, Oveglia, Radojkovic, Anici, Radojkovic per Dogan, Radojkovic, Anici, c'è il fallo e rigore in favore di Trieste. Molto bravo qua Anici a buttarsi nello spazio tra terzo e secondo, ovvero tra Iner Ebner e Sonnerer, e a trovare questo rigore. Adesso si incarica la battuta Jan Radojkovic, vediamo. Ah, peccato qua, a mio avviso Jan poteva tirare forse un pochettino meglio, ma comunque resta il fatto che in porta c'è un signor portiere come Volarevic. Va bene, dai, siamo ancora in partita, è il 12° minuto del secondo tempo, più uno Bolzano, c'è ancora tempo. Sì, è un vero peccato questo rigore, poteva dare il pareggio a Trieste, ma comunque nulla è perduto, partita apertissima e dall'altra parte però c'è la rete del Bolzano del più due. Vediamo Trieste in attacco, è entrato in campo Udovicic, che lo vediamo all'opera, fallo su Udovicic. Trieste riparte da una punizione. Vorrei segnalare in campo la presenza di Busdon, un classe 2000, sta facendo comunque la sua bella figura in campo. Vediamo sul punto di battuta Di Nardo. Ecco Radojkovic per Oveglia, ancora Radojkovic, Udovicic. Radojkovic chiama lo schema, Oveglia, vediamo, arriva Udovicic in alta velocità, Di Nardo bloccato dalla difesa avversaria, ancora Di Nardo sul punto di battuta per Radojkovic, Udovicic uno contro uno per Radojkovic, Oveglia, Udovicic, ancora Oveglia, prova l'uno contro uno, Radojkovic, Dovgan, Radojkovic, Oveglia, fallo per Trieste. E quindi Trieste riparte con Radojkovic, Oveglia, Radojkovic al centro per Udovicic al lato e c'è la rete di Trieste,
La rete di Trieste da parte di Busdown. Trieste a meno uno. Veramente, come diceva appunto De Rosa, Busdown classe 2000, ma gran carattere. Gran carattere, sicuramente un giovane molto interessante per il futuro. Non dimentichiamoci che reduce dal quarto posto ai giochi di Mediterraneo, un risultato di assoluto tutto rispetto. Ah, qua molto bravo Gaeta a spiazzare Postonia sul secondo palo a basso a incrociare. Vediamo qua Radojković, Oveglia, Dovgan, bravo Dovgan, bravissimo Dovgan a rompere le scatole, come si dice in gergo, a Volarevic sul primo palo. Molto molto bravo Dovgan. E Trieste che si porta nuovamente sul meno 1, Trieste 20, Bolzano 21, quando siamo giunti in pratica alla metà del secondo tempo, con gli ospiti che ora sono in possesso di palla, Sporcic per Moretti, e c'è la rete, e quindi nuovamente più 2 per Bolzano. Bolzano 22, Principe 20. Ora Trieste in avanti con Dogan. Vediamo adesso qua palla a Michele Oveglia, Erik Udovicic. Peccato per questo gol da parte di Turković. Qua c'è stato l'errore in difesa da parte di Michele Oveglia, che è restato sul pivot invece di uscire. Vediamo adesso questa palla come ce la giochiamo in attacco. Udovicic, Busdown, Bellomo. Ah, palla persa, palla recuperata da Michele Oveglia, per fortuna. Vediamo Erik Udovicic, peccato. Palla in mano alla Gaeta. Adesso che Polzano partirà molto piano verso la seconda fase. Peccato questa azione, potevamo giocarcela sicuramente molto meglio. Vediamo adesso Sporcic. Ah. Un siluro. Ma più che un siluro, né il secondo né il terzo nostro sono usciti sui 9 metri a far fallo. Si sa benissimo che gente come Sporcic e Turković sono ottimi tiratori, e quindi non puoi sperare di fermarli soltanto cercando di stopparli, bisogna far fallo, c'è poco cosa da dire qua. Anche perché diciamo la grande esperienza di Bolzano, come dicevo in battuta nel primo tempo, ti fa pagare. Ora c'è Dogan dai 7 metri e c'è la rete di Lorenzo Dogan. Trieste 21, Bolzano 23. Un tuo commento, Donosa. Gran rigore tirato da Dovgan. Durante questo campionato Dovgan sta mostrando e sta tirando fuori quello che è il suo carattere. Non è la prima volta che si prende la responsabilità dai 7 metri. È partita comunque divertentissima. Qui gli arbitri hanno ravvisato il tiro di rigore. Sì, c'è stata la difesa in area da parte di Dovgan, ma c'è anche da dire che Dovgan è stato spinto da Turković a sua volta. Sì, dai, alla fin fine ci stava il rigore, dai, non gli si può imputare niente agli arbitri, hanno ragione. Adesso si incarica la battuta della Turković contro Diego Modruzan. Adesso vediamo. Molto, molto, molto bravo. Grandissimo Diego Modruzan, bravissimo Diego. Alle mano a Michele Oveglia, vediamo un po' da scalare. Bellomo, Dovgan, Bellomo, Michele chiama la calma, chiama il schema, mi sembra che chiami un doppio incrocio, adesso vediamo. Michele, e c'è la rete da parte di Di Nardo. Trieste a meno 1, 22 Trieste, 23 Bolzano, 13 minuti e Trieste veramente mai doma. Bravissimo Di Nardo, veramente sta facendo una partita assolutamente spettacolare, la sta mettendo dentro in qualsiasi modo, da girella, da pallonetto, da tiro piazzato e secco, veramente bravo, bravo Di Nardo, assieme a Radojković penso i migliori in partita. E Trieste quindi ora che si porta sotto a meno uno con gli ospiti che ora attaccano, e c'è questo contropiede da parte di Di Nardo solo contro Volarevic, e la rete del pareggio da parte di Di Nardo, 23 pari, e Trieste aggancia Bolzano. Come dicevi Pernic, grande grande Di Nardo, ma veramente grande Di Nardo. È riuscito da solo
ad aggiustare questo piccolo mini break da parte del Bolzano. Adesso siamo 23 pari, veramente un grandissimo Di Nardo, un grandissimo Di Nardo in attacco, in difesa. Scusate, come si dice in gergo, scusate il termine, ma si sta facendo veramente il mazzo. Grandissimo Di Nardo. Fusina è stato costretto a chiedere il minuto di sospensione, piuttosto arrabbiato il coach ospite, mentre ora diciamo che l'inerzia della partita potrebbe essere in favore di Trieste. Beh, adesso secondo me è ancora un poco presto parlare di inerzia, insomma mancano 12 minuti. La partita la vedo ancora molto equilibrata e, come ho detto prima, sicuramente sarà in equilibrio fino alla fine. Veramente molto molto bravo il Trieste, veramente sta tirando fuori il classico detto mai mollare, quello che abbiamo noi nel DNA. Adesso vediamo di giocarcela in difesa, perché qua in difesa che noi solo qua possiamo sperare di vincere la partita. Sì, vediamo grande gioco qui sul terreno di gioco di Chiarbola. Ma non bisogna farsi prendere dalla frenesia. Come dicevano gli antichi, homo faber fortune sue, dobbiamo costruire la nostra fortuna azione dopo azione, difesa dopo difesa soprattutto, ma anche con gli attacchi. Però ricordiamo che di solito si suol dire che chi fa una difesa in più vince la partita. E nel frattempo c'è stata la rete da parte di Gaeta del più uno per Bolzano. Bravissimo qua Gaeta, vediamo un po' Visintin, bravo Visintin, veramente bravo. Partita adesso in assoluto equilibrio, qua si vede veramente la voglia nostra di vincere e la voglia veramente di portare a casa questi tre punti fondamentali. Forza Trieste. 10 minuti e mezzo alla conclusione della partita, risultato veramente in perfetta parità. 24-24, gara piacevole al pari a Chiarbola, con ora il Bolzano che prova ad andare in avanti, gli arbitri ravvisano un'irregolarità, quindi il possesso di palla rimane sempre in favore della formazione di coach Fusina, per Sporcic, per Turković. Sporcic prova il tiro e realizza la rete del più 1, Bolzano 25, Trieste 24. Veramente una Bolzano cinica, appena si concede qualche spazio Trieste paga lo scotto. Ma Trieste paga lo scotto, cerchiamo di parlarci chiaro. Il Bolzano è una società composta da 14 giocatori, di cui 12 professionisti, e questo sicuramente aiuta. Poi non è che andiamo ad affrontare giocatori così, giocatori con tutto il rispetto parlando di bassa fascia, parliamo comunque di gente come Mario Sporcic, Dea Turković, giocatori che giocano anche nella nazionale italiana, sono gente che si è fatto loro e che fanno della pallamano quasi la loro vita. Vediamo qua Visintin, peccato, l'arbitro ha chiamato prima la palla a favore del Bolzano. Peccato, perché veramente questo tiro di Visintin ha accocciato sull'incrocio esterno pieno, ma come dicevi appunto il gioco era fermo da qualche istante. 25 Bolzano, 24 Trieste, 9 minuti alla conclusione, con Bolzano che ora sta un po' rallentando il gioco. Il Bolzano sta sicuramente un po' rallentando, perché comunque entriamo adesso nella fase veramente calda della partita, gli ultimi 10 minuti dove qua si vede chi ha davvero più voglia di vincere, qua si vede davvero chi è. Qua è stato chiamato un fallo, temo da 2 minuti per fallo dei 2 minuti da parte di Bellomo su Dean Turković. Peccato, però insomma dai, abbiamo ancora tempo, il Bolzano avanti di 1, ancora non è nulla detto, non è per niente chiusa la partita, anzi. Partita appunto come dicevi giustamente apertissima. Vediamo un po' cosa succederà. Certo che in questo momento giocare con un uomo in meno per 2 minuti, giocare con un uomo in meno in questa fase della partita un po' sicuramente ci penalizzerà. Adesso vediamo Turković, Mario Sporcic, bravissimo Michele Oveglia a intercettare questa palla. Adesso cerchiamo di portarla su con calma, facciamo trascorrere un po' di tempo. Vlado adesso adotta la tecnica di far uscire il portiere e mettere dentro un altro giocatore di campo, entra Jan Radojković. Adesso giochiamo il completo 6 contro 6. Vediamo. Udovicic, Radojković, Oveglia.
Jan chiama lo schema, vediamo, esce il pivot, palla Michele Oveglia, Eric, qua forse ci stava il rigore dei 7 metri, avevo visto, se non sbaglio coi piedi, Turković leggermente dentro l'area, ma ci stava, dai, vediamo. Rieste quindi sempre in avanti Michele Oveglia, Radojković, Udovicic, Radojković, Oveglia, Radojković, Oveglia, Radojković, Oveglia dal fondo per un momento, Oveglia, Radojković prova il tiro e il gioco viene fermato da parte degli arbitri. Te stesso deve giocare al limite del passivo. Radojković per Visintin e sfuma questa azione, un vero peccato, e quindi Bolzano può ripartire. Adesso Bolzano riparte, peccato questa palla persa, poteva essere veramente molto importante. Adesso vediamo la fase d'attacco da parte di Bolzano, palla in mano a Sporcic, siamo adesso rientrati tutti dal palo di 2 minuti, Sporcic, Gaeta, Sporcic. Sporcic chiama lo schema, fa tagliare doppio pivot da Piran. Bravissimo Visintin a fermare Sporcic. Palla ancora al Bolzano. Turković, tiro di Turković. Bravissimo Postonia. Vediamo adesso la palla portata su da Jan Radojković, Michele Oveglia, Jan. Eric Udovicic si butta dentro, palla Visintin, solo Visintin, gol, 25 pari, eroico il nostro capitano. Veramente Trieste, mai doma, a 6 minuti dalla fine, 25 pari con questa grande rete da parte di capitan Visintin, che ha nuovamente decretato il perfetto equilibrio tra le due formazioni. E diciamo che Trieste oggi è anche piuttosto rimaneggiata causa dell'assenza appunto sia di Pernis che di Ordjevic, due pedine senza alcun dubbio fondamentali nell'ottica del gioco biancorosso. Torniamo comunque in cronaca con il Bolzano in avanti quando mancano 5 minuti alla conclusione della partita. Sporcic, c'è la rete del Bolzano, la rete del più uno. Bravissimo qua Gaeta, nonostante il fallo di Michele Oveglia e anche di Eric Udovicic, è stato molto bravo a buttarsi tra prima e seconda e buttarla dentro. Vediamo palla Eric, solo Udovicic, rigore sacrosanto e 2 minuti da parte di Gianluca da Piran. Molto 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 bravo qua Eric a buttarsi dentro, a trovare il rigore. Vediamo adesso Dovgan si incaricherà a tirare il tiro dai 7 metri, adesso vediamo. E ora quindi appunto Dogan contro Volarevic per il gol del possibile pareggio. E c'è la rete da parte di Dogan. Trieste 26, Bolzano 26. Perfetta parità al Palachiarbola. Grande Dogan, grande la sua prestazione, come di tutti i biancorossi quest'oggi, veramente grande prova di carattere. Sì, bellissima partita, come abbiamo detto più volte. Ecco, vera parata, grande parata di Postonia, grande parata di Postonia rimessa dal fondo, riparte con calma a Trieste, ma partita spettacolare sotto tutti i punti di vista. Ora dobbiamo ravvisare un cartellino giallo nei confronti di coach Fusina. Riprenderà il gioco con la palla nelle mani di Trieste sul punto di battuta di Nardo. I giudici di gara fanno riprendere il gioco. Vediamo adesso Bellomo, Dovgan, ancora Bellomo. Vediamo Trieste che ragiona con calma. Radojković, Bellomo, appoggio per Dovgan, Bellomo, per Anici. Questo è un fallo, non so, ci sarebbero anche 2 minuti forse, vediamo, non sono dello stesso mio parere i giudici di gara. Riprende subito il gioco Trieste, Radojković, Bellomo al tiro,
Di Nardo la rispinta, rete! Rete di Di Nardo, straordinario Di Nardo oggi! È veramente! Esplode il Paracchiavola! Grande prova di Trieste! Trieste più uno, 3 minuti e mezzo alla fine della partita, con Bolzano in possesso palla. Veramente partita emozionante e spettacolare quest'oggi al Paracchiavola. Bravissimo, bravissimo, bravissimo qua Di Nardo a crederci fino alla fine, nonostante il tiro stoppato da parte di Gaeta, se non sbaglio, su Bellomo. Bravissimo Max a crederci e buttarla dentro. Veramente Di Nardo sta facendo una partita esemplare, esemplare. Palla, 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 bravissimo, bravissimo, bravissimo qua Jara Dojkovic, bravissimo a recuperare questa palla, bravissimo. E allora Trieste ha la possibilità di andare sul più 2. Trieste deve ovviamente ragionare la lenta di gioco, quindi la formazione di coach Orvatin. Non vorrei trovarmi d'avversario a giocare in un Paracchiavola così infiammato. Davvero un pubblico caloroso e acceso stasera. Cioè, i giocatori di Trieste hanno una marcia in più grazie a questo pubblico. Vediamo Radojkovic per Anici. Bellomo, uno contro uno, Bellomo, Radojkovic ferma il gioco. Anici, Anici uno contro uno, Anici, Anici, punizione per Trieste. E nel frattempo il tempo scorre, 2 minuti e poco più alla fine della partita, Trieste sul più uno con il possesso palla. Radojkovic per Bellomo, Bellomo per Radojkovic, Anici trova il tiro e c'è la parata da parte di Volarevic, un vero peccato. Ora Bolzano si riporta in avanti e c'è il tiro e la rete. La rete da parte di Gaeta, palita. No, il gol, se non sbaglio, era da parte di Turković. Molto, molto, molto bravo qua Turković e soprattutto molto bravo. Palla quasi persa, molto bravo Kevin a recuperare. Timeout chiamato adesso da Vlado Horvatin. Forza Trieste, veramente bravi, stiamo veramente dimostrando che qua a Chiarvola chiunque voglia giocare contro di noi deve veramente sputare letteralmente sangue. Un minuto e quattro, no scusate, un minuto e 34 alla fine della partita, e ormai stiamo andando in nuca tutti quanti perché è veramente emozionante questa partita, grande Trieste quest'oggi, come dicevamo rimaneggiata, sta facendo una partita veramente cuore, grinta, determinazione, e chi più ne ha ne metta. Contro Bolzano, che insomma sappiamo la forza della regina di questo girone A, composta come diceva prima Pernic, da tanti giocatori che militano nella nazionale azzurra. È vero, però sicuramente Bolzano, società e squadra composta sicuramente da professionista, ma questa è la dimostrazione che il cuore vince su tutto e il nostro attaccamento alla maglia è totale e noi vogliamo portare a casa questa importantissima vittoria. Adesso vediamo, palla in mano nostra, manca 1 minuto e 34 alla fine del match. Vediamo, palla a Jan Radojkovic, Luca Bellomo, sicuramente adesso sarà importante essere molto calmi e lucidi. Bisogna cercare assolutamente di buttare la palla dentro e soprattutto di tornare in difesa e di non prendere gol. Vediamo adesso questa azione, palla Anici, Jan Radojkovic, Bellomo, Anici, attacco uno contro uno, solo Radojkovic, arca miseria, peccato, peccato, qua ci poteva anche stare forse tiro di rigore, ma molto bravo qua Kevin a buttarsi dentro. Vediamo, palla ancora in mano nostra, adesso è scoccato il 29esimo minuto, Anici, arca miseria, e qua il contropiede e c'è la parata, ma gli arbitri avvisano un tiro di rigore quando mancano 45 secondi e il tempo viene anche fermato. È un vero peccato, veramente. Ora il Paracchiavola un po' trema, vediamo questo rigore che viene assegnato a Bolzano. In porta ci sarà Mordusan. La battuta da Piran contro Mordusan. E para Mordusan il tiro
del possibile vantaggio da parte di Bolzano. Ultimi 25 secondi con Trieste in possesso palla, veramente vibranti. Grandissimo Diego Modrudan, adesso è importante far trascorrere il tempo con calma. Mancano 10 secondi, Erik Udovicic solo, veloce, 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 il necessario batte subito, veloce, veloce, veloce. Palla in Radojkovic, Luca Bellomo. E quindi perfetta parità, si andrà ai tiri di rigore. 27 a 27. Però prima c'è quest'ultima punizione. Che vediamo questo tiro che effetto sortirà. Tira Udovicic. Nel frattempo c'è un'espulsione. Tiro di Udovicic a tempo scaduto dalla lunga distanza. E nulla, la palla si infrange sul muro e quindi tiri di rigore. Si appresta a battere il primo tiro di rigore Trieste con Radojkovic. Si fanno gli ultimi accertamenti prima della battuta dei tiri di rigore.
Vediamo Radojković sul punto di battuta. Rete, rete. Prima rigore messo a segno da Jan Radojković nelle file triestine. Primo rigore nelle file Bolzano sarà tirato da Sonnerer. Vediamo, Sonnerer contro Postonia. Il tiro è rete, uno pari. Si accinge a battere il secondo tiro di rigore Lorenzo Dovgan. Grande Lorenzo Dovgan, 2-1. 2-1 per Trieste, grande rigore battuto da Dovgan. Per Bolzano il secondo rigore sarà tirato da Inner Ebner. Inner Ebner, va lui, finta, tiro, e parata di Modrušan, 2-1 per Trieste. Sul punto di battuta adesso il capitano Marco Visintin. Visintin contro Volarevic per il terzo rigore triestino. Visintin fa una finta ancora, tiro, e parata da parte di Volarevic. Il pubblico che comunque omaggia capitano Visintin. Terzo rigore per Bolzano, lo batte Moretti. Finta. E parata di Postonia, Il quarto rigore triestino sarà battuto da Michele Oveglia. Oveglia contro Volarevic. Oveglia e segna. Sfiorata da Volarevic, ma l'importante è che il pallone sia entrato. Per Bolzano adesso batterò il quarto rigore Luis Felipe Gaeta. Gaeta contro Modrušan. Tira e rete di Gaeta. Ultimo rigore per Trieste, batterà Kevin Anici. Se segna Trieste vince la partita. Attendiamo il fischio dell'arbitro. Anici sbaglia, rigore tirato malamente. Ultimo rigore per Bolzano, tira da Piran. Se segna si andrà ad oltranza, se no vincerà Trieste. Da Piran, lo sbaglia e Trieste vince. E Trieste vince una partita mozzafiata ai tiri di rigore. Grande vittoria da parte di Trieste.